Cari amici di Techno Digital World, benvenuti e ben ritrovati sempre qui con me. Io sono Davide Palermo e oggi vorrei proseguire la serie di unboxing e video presentazioni delle apparecchiature high-tech di Samsung. In questo caso, dopo la presentazione di Samsung Galaxy S4 Mini, che ci fa sempre compagnia, andiamo a presentare, come avevo promesso, Samsung Galaxy Gear. Questo è il primo modello di smartwatch di casa Samsung. Andiamo subito a scoprire il contenuto del nostro packaging. Il dispositivo Samsung Galaxy Gear, i manualetti classici Samsung di guida rapida e garanzia, un alimentatore con di qualità micro USB 2.0 e questo apparecchietto che io chiamo cover di Samsung Galaxy Gear, ma che in realtà non è una cover, serve per effettuare il primo accoppiamento fra il dispositivo che può supportare Galaxy Gear e Galaxy Gear stesso. Infatti questo apparecchio, vedete i contatti in oro sia sull'apparecchio che su il nostro scatolotto, il Samsung Galaxy Gear viene praticamente incapsulato in questo modo qui e possiamo o effettuare l'accoppiamento tramite trasferimento dati NFC oppure ricaricare il nostro apparecchio con l'uscita e la porta micro USB 2.0. Una volta effettuato l'accoppiamento fra il nostro dispositivo, in questo caso un Samsung Galaxy S4 Mini già aggiornato con il supporto Galaxy Gear, vedremo apparire Gear Manager, che non è altro che un'applicazione che permette appunto di gestire le impostazioni del nostro smartwatch. Le stesse impostazioni che troviamo però direttamente sullo smartwatch nel settore impostazioni, quindi tipologia di orologio, suono e volume, quindi se vogliamo solo la vibrazione, solo la suoneria, nessuno dei due, tutti e due insieme. Luminosità dello schermo, che si può adattare anche a una visione all'esterno, quindi è molto fluido ed è molto ben visibile anche all'esterno sotto pieno sole. Batteria, Bluetooth, movimenti, eccetera. Dicevamo, Samsung Galaxy Gear, un peso contenuto 74 grammi circa, dimensioni molto ridotte, come vedete l'apertura a scatto del cinturino, lo andiamo a inserire sul polso, non è invadente come dispositivo. Uno schermo Super AMOLED da 1,63 pollici con risoluzione 320x320, un processore interno da 800 MHz e una batteria di capacità elevata, pur essendo di 315 mAh. Infatti noi l'abbiamo testato e diciamo che arriva facilmente a reggere 2 giorni di utilizzo, considerando che va in sospensione ogni qualvolta non venga utilizzato. Per quanto riguarda invece la fotocamera, ce n'è una integrata sul cinturino dell'orologio ed è una fotocamera da 1,9 megapixel con autofocus. Partiamo subito da questa funzionalità. Per attivare la fotocamera basta scorrere dall'alto verso il basso, adesso ho premuto sbagliato, dall'alto verso il basso si attiva la funzionalità di fotocamera. Se noi andiamo a porre, ad esempio, il nostro Samsung qui davanti, scattiamo premendo semplicemente sullo schermo del dispositivo. Oppure possiamo semplicemente dire cheese, e il nostro Samsung Gear, tramite la funzionalità di Yes Voice integrata, riesce a riconoscere la nostra voce e scattare una foto. C'è anche la funzionalità video, però sono dei micro video, diciamo più da Instagram o Vine, perché durano al massimo 15 secondi. Altre funzionalità integrate, scorrendo invece dal basso verso l'alto, andiamo direttamente sul tastierino numerico. Sembra molto piccolo, ma alla fine si riesce a utilizzare facilmente. Se non volessimo invece utilizzare il tastierino numerico, possiamo scorrere fino a rubrica o registro di chiamate. Per quanto riguarda le altre applicazioni inserite, che possono essere aggiunte, ce ne sono alcune specifiche sul Samsung App Store, troviamo la funzionalità di contapassi, che veniva persa altrimenti sui dispositivi non S4 e un contapassi standard legato al nostro polso, timer, cronometro e la funzionalità appunto di S-Voice, che può essere attivata anche semplicemente premendo 2 volte il tasto power,
e gestisce una serie di funzionalità di base: chiamare, scrivere messaggi, registrare note vocali. Per quanto riguarda invece appunto registrazione di memo vocali, è possibile farlo, noi non l'abbiamo messo nel menu principale, c'è l'opzione di registrazione di promemoria vocali, può essere risultare molto utile per delle micro registrazioni, infatti come vedete la registrazione dura circa 5 minuti. Tutti i file salvati, che siano registrazioni vocali, che siano foto o video, vengono trasmessi direttamente al dispositivo. In questo caso noi prima abbiamo effettuato una o due foto, vedete appare subito l'icona fotocamera ricevuti, ha ricevuto due file. Andiamo nel menu delle immagini, nella sezione Galaxy Gear appaiono le due foto che abbiamo scattato in precedenza. Vedete, sono abbastanza nitide, pur essendo una fotocamera da 2 soli megapixel. Per quanto riguarda invece il trasferimento dati da telefono a dispositivo Galaxy Gear, vi faccio vedere ad esempio una ricezione di notifica con un SMS. Ho inserito il mio numero di telefono, il messaggio che è un semplice ciao, invio, chiudo, spengo il dispositivo per farvi vedere. Arriva l'SMS e arriva la notifica. Cliccando sopra il messaggino leggo da chi mi arriva il messaggio e il testo del messaggio. Da questo menu di impostazioni poi posso richiamarlo, mostrarlo solo sul dispositivo, eccetera. Per finire, altre funzionalità di Samsung Galaxy Gear. Il risponditore automatico di telefonate qui sul display. Quindi dovessimo effettuare delle telefonate o ricevere delle telefonate, possiamo utilizzare i due microfoni presenti sul dispositivo e nelle impostazioni possiamo scegliere se il polso che utilizziamo è il destro o viceversa il sinistro, quale microfono utilizzare di conseguenza, perché capite bene che sennò altrimenti verrebbe coperto dai movimenti del nostro braccio. Per quanto riguarda invece delle applicazioni che gestisce facilmente sono quelle standard di Samsung, dicevamo appunto Last Voice, controllo rovescio, cronometro, ma anche Chaton, che è il servizio di messaggistica istantanea made in Samsung, e alcune applicazioni ad esempio aggiuntive al contapassi come Runtastic e altro. Per ora è tutto, sempre qui su Tecno Digital World. Sul blog adesso apparirà il link qui sotto che vi rimanderà alla recensione scritta di Samsung Galaxy Gear, vedrete alcuni esempi di foto, alcuni esempi di video che sono stati effettuati in precedenza e potete riscoprire la video recensione di Samsung Galaxy S4 Mini e vi aspetto qui sempre su Tecno Digital World per le prossime recensioni. Speriamo di avere, S4, prima o poi riuscirò a registrare la video presentazione e aspettiamo tutti con ansia, mancano poco più di 10 giorni o forse anche meno alla presentazione di Samsung Galaxy S5 e ai fratelli di Samsung Galaxy Gear, infatti verrà presentato il modello 2, molto simile a questo, con funzionalità però aggiuntive, e il modello, diciamo, più sottile, più lineare, adatto alle attività sportive. Quindi ci rivedremo qui molto presto con le presentazioni dei nuovi prodotti made in Samsung. E per ora è tutto, Davide Palermo per Tecno Digital World. Ciao!